continuiamo la nostra vita con la fanciulla che è partita dalla spazzatura e dopodiché ha imparato a giocare a basket, ma poi ha disimparato a giocare a basket pensando comunque di trattare bene il ragazzo. È continuata la reazione, ma poi ci ha provato un pervertito strano che ha picchiato ed è caduto in piscina, e dopodiché ci ha provato una tipa che abbiamo rifiutato. Siamo ai 22 anni, non abbiamo ancora fatto nulla, stiamo studiando, non si sa cosa, non abbiamo scelto. Le nostre scelte sono state non guardare le pubblicità, ed è comunque una scelta nella vita. Sì, esatto. E oggi andiamo avanti e vediamo cosa ci aspetta. Io spero Buddha, però lo vedremo andando avanti. Allora. Horror. Horror? Sì. Horror. Meglio film horror. Ciao ragazzi, è uscito il nostro nuovo album di figurine. Ci sono le avventure più belle di Tipok Place, i nostri amici, i nostri animali e tantissime novità. Nello starter pack trovi anche il gioco da tavolo con le pedine. E se trovi lo sticker dorato vinci il tour Big Vanilla. Sbabam, una raccolta differente. Ma siamo da soli? Sì. Ok. Ma il tipo qui l'abbiamo mollato. Ma che ne so. Non l'abbiamo più mollato, non c'è più, l'abbiamo lasciato. Ma non devi mai scegliergli allora. Ma... siamo pure gli unici? Sei pure l'unica nella sala. Bravissima, scappa. Che calcio potente. La scelta giusta. In qualche modo. Qualche modo. E nei comedy cosa succedeva allora? Non lo voglio sapere. 23 anni il mio anno, eh. Vai. Questo è buono. Allora, e là là. Ma quindi, ma siamo noi? Penso di sì. Ah, non avevo capito, pensavo fosse un'altra tipa. Secondo me siamo noi. Vedi che abbiamo mollato il tipo, adesso ma puntiamo il bagnino. Ma anche nell'altra vita con il tipo, lei era sparita a un certo punto e non si sapeva che fine avesse fatto. Fa finta di affogare per... è entrata con le scarpe, con i tacchi in piscina. Non guardare i dettagli del gioco, Fere. Ok. Fake drowning, ormai vogliamo il dramma qui. Dobbiamo trovarle un altro ragazzo. Perché si è inscurito tutto? Ok. Il socio. E salva? Ma. Ok, non siamo qua per giudicare la vita di sua. Noi siamo solo per darle una mano nelle scelte. Allora, torna nel dormitorio. C'è il tipo. Perché non si è vestito, scusa? Non si sa, rimane... lui è un bagnino forever. Forever. Gli ha fatto la sorpresa, no? Nel dormitorio c'era la tipa. Mangia un po' di torta. No, quindi non studiamo. Esatto. Fere, abbiamo rinunciato al basket, abbiamo rinunciato allo studio. Siamo dei falliti viventi. Sì, ma non studieresti mai se hai due persone che ti rompono le scatole in stanza. Non studieresti mai, Steph. Poi una giornata non preclude, non lo so. Cos'è sta? Sta cercando morta. Ok. Hanno mangiato un po' di torta tecnicamente. Perché che fino a... forse era qualcos'altro. Era una torta, esatto. Una torta un po' strana. Era una torta speciale. Perché non mi sembra l'effetto di mangiare una torta. Anche le allucinazioni, quindi sì, era una torta. Era una torta. La investono, vero? Non ho capito. Questa in realtà è una spazzatura. Quindi lì sta accarezzando la spazzatura ed è stata uccisa. Moro della favola, non mangiate le torte. Non mangiate le torte e studiate quando dovete studiare. Anche se vengono i vostri altrimenti amici. Verrete investiti perché accarezzate la spazzatura. Esatto. No, studio. Ho visto la mia vita e morirò altrimenti. Abbiamo già visto abbastanza per oggi. Grazie e andiamo avanti. 25 anni. Ancora senza uno scopo, ancora senza una direzione, ma almeno non siamo finiti in carcere. Ecco qui. No, forse siamo noi, abbiamo studiato legge. Ah, siamo no, laureati. Stiamo laureando, non capivo. Pensavo fosse... Non ce la vuole dare! Ti ricordi tutto quello che hai studiato, che hai imparato qui? E me lo chiedi il giorno della laurea. Sì. Yes. Meno tre. Per fortuna. Ma perché lui deve rompere le scatole e gli altri no? Cosa c'è successo? Yes. 3 i. Brava. Ma quindi ci sono laureati in matematica. Play. 26 anni, 26 anni di nuovo. Ora dobbiamo scegliere il nostro lavoro. Eh sì. Ci svegliamo. Siamo pieni di pupazzi. Dettaglio importante. Dice: oh no. Ah, esame della patente. Ah, ok. A 26 anni. Poi in ritardo, però c'è posta. Di nuovo! Plane, ma non può... ci vai vestito in costume? Perché non Reeves? Sì. Tutta la vita. You're breathtaking!
Io. Batteria scarica. Ciao. Abbiamo fatto questo esame. Sai che secondo me si spegne il mio telefono mentre continuiamo? Sarebbe meraviglioso. Un finale adeguato a questo giorno. Andiamo. Qua andiamo lenti perché c'è lo stop. Stop ovviamente, ma sei matta? Vuoi uccidere qualcuno? Ok, ci ha fatto... Un pollicione. Keep waiting. Sei matto? Non puoi... Se superi un autobus così fai un incidente. Oh no, abbiamo il bullo dietro. Esatto. Pull over. Ma cosa è successo di preciso? Gestacci più incidenti. L'ho visto, non me lo dovevi spiegare. 27 anni. Allora, finalmente. What? No. Per fortuna non vedevo la pubblicità. No, volevo guardare la pubblicità. No. Ma sì. Dai, c'entrano i pompieri. Con la spogliarellina. Con la spogliarellina. Cioè, no, sai che non lo vedo questo parallelismo, però facciamo i pompieri ovviamente. Cosa mai potrà andare storto? Guarda! Hai visto? Sì. Bello. È tutto così sconnesso? Sì, sì. Andiamo. Allora, dobbiamo salvare cos'era? Un cane o un gatto? Non l'ho visto. Comunque è tipo in un ramo in mezzo all'acqua. Questo sia una persona comunque. Non è una persona, è un animale. E allora non serve a niente. Jump down. È un gattino. Non ci sta a salire sul salvagente. Ok. Che bravi che siamo stati. Salvato? Sì. Il tipo è felicissimo. Ah, ma era pure un randagino, ok, perfetto. È andata. Probabilmente lanciare un salvagente non serviva a nulla, perché se una persona lo prende, ma un animale non lo può prendere. Incendio, attenzione. Stiamo salvando una persona. Qua finisce male, vero? In mezzo alle fiamme ci rendiamo conto che c'è anche una signorina. Che facciamo? Ci proviamo? Proviamoci. Siamo morti tutti. Me lo aspettavo, L'abbiamo uccisa. Ma no, la dobbiamo quindi far morire in ogni caso. Quindi rimarrà traumatizzata, diventerà un'alcolizzata e perderemo di nuovo. E torna a farla spogliare lista. Allora, va bene. Me lo aspettavo che dovevamo lasciarla lì, però volevo far finta di essere gentile. E quindi andiamo. Sono un'eroina! Esploso tutto. Non proprio, a metà. Vabbè. Il tempismo non c'era, quindi comunque... Abbiamo fatto il massimo possibile. E tu sei felice di aver fatto morire una persona. Non si sa, adesso lo scopriamo se è felice. Quando festeggia lì è perché festeggia sempre, c'è una sola animazione. Guarda. È depressa, eh? Ha sempre questa faccia, però. Vero? Sì, sì. Muore. Come muore? Muore. È super in ritardo. Ma c'è con... Muore. No. Sì, sì, è morto. No. Quando è così muore. Ti mettono una scena triste e poi muore, quindi ti senti in colpa. Questa è la stessa con cui andavamo all'università, sì, sì, sì. Ha scelto di fare lo suo stesso lavoro, mi fa piacere. No. È al pronto soccorso. Il papà è al pronto soccorso. No, ha avuto un attacco di cuore perché tu hai rifiutato. No, è morto. Signori, state attenti a quando Steph indovina le cose, eh. Però dobbiamo rifare tutto. Però che collo, proprio precisissima. Vabbè, ma muore lo stesso. Non lo so. Non penso che salvi. Che fare colazione ti salvi da un attacco però... di cuore, però vediamo. Magari si sente male. Non mi sembra che sia cambiato nulla. Licenziato. No, ci licenziano. Io per quello che non volevo. You are fired. Sì, ma per un giorno in cui vai in ritardo ti licenziano. Su.
Non era giusto così, essere licenziati. Quindi è giusto che la nostra vita, capito, andasse in questo modo. Se scaricassimo altri livelli. Allora, non abbiamo più lavoro. C'è un terremoto. Sta andando malissimo la nostra vita, Fer. Mettiti sotto la scrivania. Probabilmente ci deve far scegliere. Non dentro l'armadio. Sotto il tavolo, sotto il tavolo. Ok. È giusto così, beh. Non conosci le procedure antiterremoto. Si sta spegnendo il telefono, Fer. Allora, ok, tanto lì si vede. Siamo noi che vediamo scuro. Io non vedo niente. È una pietra incandescente. C'è un chihuahua. E c'è la possibilità di comprarci qualche animaletto? Prendiamo... E lo prendiamo un animaletto. Anche 5. Uno. Che non ci abbiamo soldi. E però? Ah, eccoli. Ce la fa scegliere? Abbiamo il cane, altri cani, gatti, un ragno, serpente, coniglio, pinguino. Il pinguino. Stiamo guardando il pinguino, attenzione. Vogliamo il pinguino? Io prendo un pinguino, Se posso. No, no, devi guardarla, Steph, basta. Devi guardarla. Non c'è connessione. Infatti. Dai, dobbiamo prendere il pinguino. Prendiamo il pinguino. Bene, non funziona. Perché? Ho messo la pubblicità e non posso lo stesso. Perché lo stai buggando, togliendo e rimettendo il wifi, Steph. Niente pinguino, signori. Golden Retriever. Vabbè. No. No. Un rapinatore. No, muore il cane. No! Non farmi morire il cane. Ok, ok, ci ha salvato la vita. Ma col pinguino cosa sarebbe successo? Il pinguino non ci avrebbe salvati. Vero? E quindi avremmo guardato una pubblicità inutile. Che paura. No, perché era un bivio. Quindi il pinguino in qualche modo, io voglio sapere come il pinguino avrebbe sconfitto il rapinatore. Beccandolo probabilmente. Ci portiamo in pubblicità, guarda. No. No. Ti conviene guardare da lì perché non si vede niente. Allora. Ma per... Aspetta di nuovo le cose magiche. No, sono gli alieni questa volta. Sì. Nella nostra vita è successo di tutto comunque. Gli alieni atterrano, signori. Ne sono usciti tre. Cosa sono? Non lo so. Sono brutti. Sono brutti quanto i gatti, però. Quindi diciamo che qua il problema è proprio come disegnano. Ok. Sono teletrasportati di fronte a lei. Si presentano. Sono alieni educati. E ballano. Io non sopporto più sto gioco. Sì. 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 Tanto la tua vita fa schifo. No, se no ce la uccidili. No, Steph. Dai, Steph, eravamo sul più bello, però. Cosa succederà? Dai, dovevamo seguire gli Dove alieni. Dove finiremo a fare seguendo Mannaggia. Gli alieni? Mannaggia, altrimenti li potevi uccidere, visto che E infatti una delle due vuol dire che è sbagliata. Sì. Quindi o quando provi a ucciderli ti ammazzano, oppure seguirli me... ti ammazzano e quindi devi uccidere. Esatto. Chi lo sa. Allora, di devo dire che è più brutto della vita dell'altro tipo. Ma perché c'è quella roba delle pubblicità che è terribile. Cioè, già ne hai messo 500. Non mi rompere le scatole anche durante le scelte. Però potrebbero succedere grandi cose da ora in poi. Con gli alieni. E di fatto noi abbiamo incontrato qualcosa con Buddha. Ok, comunque diciamo cose sacre e strane. Poi abbiamo avuto il gatto portafortuna esatto. Cinese. E allora gli alieni. Siamo a 3 apparizioni in una sola vita. Mm. Cioè alla quarta diventiamo Sandokan. No, so. Signori, ci fermiamo forzatamente, però perché questo è un altro telefono, quindi mi ho dimenticato di caricarlo, non è colpa mia. Sì. Io il telefono ce lo carico, questo è carico, è questo che non è carico. Speriamo che il video vi sia piaciuto, sotto come gli altri video, iscrivetevi al canale, campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!